siamo qui con la signora Paola. Voi siete stati sgomberati il 3 agosto da questa scuola. Com'è la situazione in questo momento? È uguale a prima, insomma. Noi siamo da 4 giorni in strada e niente, nessuno ci dà risposte e nessuno ci sa dire più. L'unica cosa che ci hanno saputo dire è che ci vogliono altri 15 giorni per sapere se abbiamo i requisiti per avere questa casa. Diciamo, intanto ci sono questi 15 giorni, vi hanno saputo dare una risposta rispetto a un alloggio temporaneo? No, niente. Noi dobbiamo stare in quarto, dobbiamo avere pazienza un'altra 15 giorni. Come vedete, questa è la nostra situazione. Quindi strada, senza bagni, senza acqua, senza... Voi avete figli? Io ho 2 figli. Quanti bambini ci sono qua che dormono in queste tende? 15 minuti. Cioè, ma loro non si sono preoccupati minimamente di darvi un sostegno? Sono fatti proprio il problema dei bambini. Ogni volta che ci nominiamo i bambini, signora, ma i bambini sono sempre le stesse cose. Voi siete stati anche 20 giorni al Bosco di Capo di Monte. Com'era la situazione in quell'alloggio? Tremenda. C'eravamo in carcere praticamente. Si doveva uscire alle 8 di mattina e rientrare entro le 8 di sera. Senza acqua calda, con topi dappertutto. E niente, comunque era un disagio veramente, perché, soprattutto perché non aveva l'auto, che si aveva parecchio tratto a più per andare a fare una spesa. Voi, diciamo, siete stati messi a Capo di Monte il 4 agosto, il 3-4 agosto, cioè dopo lo sgombero. Esatto. Ma vi hanno dato un tempo, diciamo, limite? Sì, fino al 31. Poi il 31 si sono ripresentati, diciamo, le forze dell'ordine, noi siamo usciti tranquillamente, però eravamo convinti di avere un'altra sistemazione. Invece non si è... Invece non è stato così. E siete rimasti qua. Avete scelto, diciamo, di occupare anche la nostra casa, insomma, diciamo, perché questa è, anche se non è all'interno, è all'esterno, comunque è la nostra casa, perché noi qui abbiamo la residenza. Voi siete residenti in questa, ma loro non, diciamo, in questo momento hanno sgomberato con, diciamo, le motivazioni del ripristino dell'asilo che dovrebbe essere, la scuola elementare, qual è? Come dicono loro, ma per quello che sappiamo che questa scuola era chiusa da 7 anni. Effettivamente in questo momento non c'è la possibilità di far partire la scuola. Ma no, diciamo. Assolutamente no, perché se dovevo fare lavori dalla destra a piedi. Quindi si poteva anche scegliere una soluzione diversa, ma più tranquilla, senza... Ma certamente, la scuola, certamente non abbiamo fatto una cosa buona a fare questo, però comunque non siamo neanche animali ad essere buttati così strati. Sicuramente si poteva anche scegliere una forma... Sì, ma indubbiamente, se questi appartamenti c'erano, ci facevano aspettare comunque all'interno questa soluzione, non è che ci siamo impiantati e non gliela volevamo dare. Voi cosa pensate di fare in questo adesso? Noi per il momento comunque saremo comunque, rimarremo qui, però comunque da lunedì ci cominciamo a muovere, perché comunque noi 15 giorni qua non possiamo stare, non abbiamo niente per starci. Ok, perfetto.